Bene, ora possiamo parlare con calma. Direi di iniziare da Chloe, perché non capiamo perché hai cacciato via Justin e non l'hai neanche invitato qui con noi. Beh, non ci vuole molto a capirlo, perché riguarda lui. Beh, allora cosa è successo? Perché l'hai cacciato via? Mentre parlavate, quando anche Jacopo è andato a parlare con Maya, non avete visto che Justin non c'era? Oh, eravamo impegnati a parlare, poi sono arrivate anche delle persone dell'altra scuola e volevamo conoscerle. Sinceramente, no, mi sono accorta dopo che non c'era, ma ho pensato che era in bagno. Beh, io sono andata a controllare perché non avevo visto neanche Ellie e io già sospettavo qualcosa. E sono andata e erano in camera tua che parlavano. Justin parlava con Ellie. E cosa c'entra? Cosa si dicevano in camera mia che non potevano neanche andarci? Beh, io ho origliato e Ellie stava dicendo a Justin di come andava il piano e già il compito di Justin è rovinare la relazione tua e di Jacopo. Cosa? Ah, sapevo che non dovevo fidarmi di quello e voi mi avete obbligato, sapevo che c'era qualcosa di strano in lui. Cosa? Justin ha fatto quello? Ma perché? Non capisco. Aveva un accordo con Ellie e tua madre. Ah, allora ecco perché Ellie era venuta a casa nostra quel giorno e le ha dato i soldi. Ah, non posso crederci. Mia madre ha pagato Ellie e Justin. Ah, non ci posso credere. Non me l'aspettavo da Justin. Da Ellie, vabbè, sì, è cattiva, ma cosa c'entra con me? E soprattutto, cosa c'entra Justin? Cioè, non capisco che collegamento ha con Ellie. Poi Justin ha iniziato a dire che non voleva più farlo perché voi vi amate. E ha detto voglio lasciar stare e gli ha detto ah no allora prenderò tutti io i soldi dalla madre di Rebecca e lui ha detto va bene non voglio più far parte di questa cosa. Ah beh voleva smetterla questo è positivo sì ma appena poi Ellie gli ha detto allora lo dirò a tutti i tuoi amici e lui ha detto va bene allora continuiamo cioè ma ti rendi conto piuttosto che dire la verità lui continua a prendersi i soldi. Ecco perché io e Greg non ci fidavamo. Infatti è stato da subito sospetto, voi gli avete subito dato amicizia, soprattutto tu, Rebecca e anche te, Elisa, ma anche te, Roberto. Bisogna stare in allerta, eh? Anch'io all'inizio ero allerta con voi, poi ho capito che siete buoni. Io comunque non mi sono mai fidato del tutto di lui, infatti non gli ho detto dei miei segreti, cose che voi invece avete fatto, o comunque vi siete dette, avete detto delle cose intime. Ah, non ci posso davvero credere. Ah, e adesso cosa facciamo? Beh, io con Maya so già, ho chiuso e basta, anche con tutti i miei altri compagni non gli parlo più. Lei, boh, mi ha mandato dei messaggi ma non li ho neanche letti. L'ho bloccata e basta. Io ho un'idea per farla pagare a tua madre. Lei tiene molto alla sua reputazione tra tutte le persone ricche. Stasera quando torni gli dici che sai tutto, che hai scoperto di Ellie e Justin e cosa facevano e che lei la pagava. La minacci di dirlo a tutti i suoi amici e parenti, colleghi di lavoro e gli dici potresti perdere il lavoro per la tua reputazione perché è molto importante tra le persone ricche. Gli dici cosa penserà la gente di te che hai pagato la cugina di un'amica di tua figlia e un ragazzo per rovinarti la relazione. Che razza di madre è? Vedrai come sarà spaventata e annullerà tutto. Si dovrà anche scusare. E tu devi smettere di fare quello che ti dice. Adesso ti lascerà un po' di libertà, visto che sai questo. È un'ottima idea, Chloe. Bravissima, farò così. E stasera io farò uguale con i miei genitori. Ottima idea, fate pure così, poi ci aggiornate. E con Justin invece cosa facciamo? Cioè, sì, chiudiamo con lui, ma vorrei anche capire, boh, mi sembrava gentile, non capisco cosa c'entra con Ellie. Ah, adesso lui non è proprio la nostra priorità, dobbiamo dire tutto ai nostri genitori. Di lui basta, chiudiamo e basta, come io ho chiuso con Maya. Va bene, allora facciamo così. Va bene, adesso che abbiamo finito di parlare queste cose tristi, dai, andiamo a prenderci un gelato o fare qualcosa di bello per dimenticarci? Sì, va bene, mi sembra un'ottima idea. Intanto fuori casa di Ellie. Allora, perché mi hai fatto venire qui? Tanto sono già stato scoperto. Appunto per questo sei venuto qui. Hai rovinato tutto. Adesso loro andranno a dire. Rebecca lo dirà a sua madre e lei non ci pagherà più. Si arrabbierà pure con noi. È tutta colpa tua. Fai solo schifo. Non dovevo ingaggiare te per questo.
Io non c'entro niente, è Chloe che ha origliato. Sei te che hai voluto parlarmi a una festa piena di persone. E poi sì, non dovevi ingaggiare me. Senti, tu mi dovevi un favore e ho preso te, non avevo altri. Ci credo che non hai altri amici, visto come ti comporti. Ma stai zitto, anche te adesso resterai solo, visto che hai deluso tutti. Questa almeno è una cosa buona. Ma perché mi hai fatto perdere l'amicizia? Perché ci godi? Solo perché così non sarai l'unica ad avere amici? Sei veramente patetica. Ora me ne vado, tanto mi hai fatto venire qui per cose che già so. Ciao ciao, goditi la tua solitudine. Eh già, sono di nuovo da sola. Forse ha. No, ma che dico? Non ha ragione. Ah, non mi importa se sono da sola. E poi non sono da sola, ho una compagna della mia classe, sì. Sì, godo che lui rimarrà da solo. Ah, spero solo che la mamma mi paghi ancora o comunque non sia arrabbiata con me. Ah, è tutta colpa di Chloe. La sera a casa di Rebecca. Oh, eccoti a casa, finalmente. Rebecca, che cosa vuoi? Non fare la finta tonta, so tutto. Continuo. Bene, ragazzi, non mancate al prossimo episodio per sapere come continua. Volevo chiedervi a proposito della serie di Argentina, Danny, Alex e gli altri, se, perché io, cioè, qualcuno mi ha consigliato di chiuderla anche perché, cioè, volevo chiuderla e poi aprirla più avanti quando Brittany è cresciuta e fare una serie con lei grande. Cioè, solo perché mi dispiace un po', è una serie che ho tanto. Poi ho creato Brittany e la casa di Argentina e Alex da poco, però in effetti così. Perché se chiudo quella serie, posso continuare quella di Beth, Bridget, Gwen che avevo sospeso perché avevo troppe serie. E poi vabbè, quella là, dell'altra, delle Lolo MG e Twins, che avevo iniziato a fare anche su Avatar World, quella lì di Sabrina, Nana, Alexandre, Emma, direi di non continuarla, poi non lo so, magari la continuo più avanti quando ho chiuso altre serie e posso poi continuare quella. Ditemi cosa ne pensate, cioè che commentino più persone, così so più pareri, perché cioè va bene anche chi commenta di solito, però vorrei sapere anche il parere degli altri. E detto questo, iscrivetevi se non l'avete già fatto, lasciate like al video e attivate la campanella. Ciao!